Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Una settimana fa ho postato sulla pagina Facebook della community di Keyforge, trovate il link in descrizione, un post dove chiedevo di votare secondo i personali pareri di chi avrebbe risposto quale fosse la carta più forte mai stampata per Keyforge al momento. Ebbene, in linea con il mio pensiero che voleva fare una top, le carte citate sono state diverse e tutte, a parte qualche piccola sorpresa a fondo classifica, hanno rispettato le aspettative. Prima di iniziare volevo in primis ringraziare tutti coloro che hanno commentato pubblicamente il post e volevo farlo citandoli uno ad uno qui sotto in descrizione, anche perché senza di loro questo video non avrebbe mai preso forma. E secondo, parlarvi della Fiera del Fumetto di Lucca, che ha messo a disposizione di chiunque lo desideri la Bag of Lucca al modico costo di 8 euro, che contiene, tra le numerose sorprese al suo interno, anche due mazzi di Keyforge e, da come potete capire, siamo di molto al di sotto del prezzo di mercato, pagando entrambi i deck 4 euro l'uno. Quindi affrettatevi ad ordinarne una e a ritirarla presso il campfire più vicino a casa vostra, durante ovviamente il periodo del Lucca Comics. In quei giorni uscirà il video dove ci sarà l'unboxing della mia, così che tutti voi potrete vederne il contenuto. Come sempre in descrizione vi lascio ogni link utile per sapere di cosa si tratta, il suo contenuto, dove poterla ordinare e che cos'è un campfire. Finito il preambolo di apertura, scopriamo assieme qual è la top 7 delle carte più forti mai stampate fino ad ora per Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! La top che state per vedere è stata basata sui voti di una piccola cerchia di volontari che hanno espresso un loro personale pensiero e non rappresenta in alcun modo una classifica definitiva ed ufficiale. Al settimo posto abbiamo con due soli voti le carte Trucco della Civetta e Mente sulla Materia. La prima è conosciuta da tutti e dopo il tremendo nerf che ha subito 6 mesi dopo la nascita del gioco, sicuramente ha visto le sue quotazioni calare a picco. Infatti, avendo a disposizione principalmente una value molto gradita ad ogni forgiatore che vedeva rubare dalla riserva dell'avversario ambre fino ad averne un numero pari o superiore di una sola unità nella propria, è passata a poter rubare uno o massimo due ambre. Un colpo basso a casata ombre che si è vista privare di un'arma molto potente a sua disposizione. La seconda è molto interessante vederla in questa lista. Mente sulla materia si potrebbe definire tranquillamente la sorella separata alla nascita di Isteria, dato che il loro effetto è simile. L'unica cosa che cambia è che la carta di casata Dis rimette tutto in mano, mentre quella di casata Logos manda tutte le carte in prigione senza passare dal via. Quale delle due è migliore? Dipende dalla situazione e dallo stile di gioco di chi forgia. Tre carte a dividersi il sesto posto con tre voti. Restringuntus è un demone dis che, se giocato di prima mano, può anche farvi vincere la partita. È già successo in un Prime Championship, infatti, che la finale si sia risolta proprio in un solo turno, verificando uno dei pochi FTK della storia di Keyforge. In descrizione vi lascio il video del Vizio, che è stato spettatore dal vivo di questo evento. Il Seme di Nepente è una delle mie carte preferite, dato che può essere utilizzata in qualsiasi momento, innescando combinazioni devastanti. Una delle più famose per chi gioca dalla nascita del gioco era quella che la vedeva in combinazione con accesso alla biblioteca, alterazione di fase e carica della chiave, mettendo in moto così il motore degli OTK. Rappresenta secondo me una delle carte che tutt'oggi ha un valore enorme se utilizzata come si deve e al momento giusto. Terza carta a spartirsi questa posizione è rappresentata da Negavita. Si parla sempre di un artefatto con effetto Omni che, se innescato, impedisce all'avversario di giocare creature. Ottima carta se si vuole proteggere una creatura importante sulla propria board e se l'avversario non ha creature sul suo campo. Anche perché in casata Dis di certo non mancano carte che sterminano servitori avversari lasciando solo desolazione sul campo di battaglia.
quinto posto per traslazione laterale, che si assicura questa posizione con 4 voti. Unica anomalia della classifica, e a mio parere anche la più forte, vi farà giocare una carta dalla mano del vostro avversario. Niente di strano se la carta fosse scelta casualmente, e se vi dicessi che potete guardare la mano di chi vi gioca contro? Questo piccolo particolare potrebbe mandare a monte una strategia messa a punto dall'inizio della partita, vanificando ogni sforzo fatto fino a quel momento. Fortunatamente per ogni forgiatore, questa carta rientra nella categoria delle anomalie, e per fortuna non sono così frequenti da trovare. Quarto posto per il binomio equilibrio forzato ed alzati, che con 5 voti si spartiscono il parterre vicino al podio. L'azione di casata selvaggi rifornisce la mano di entrambi i giocatori di 6 carte, salvo modificatori di pescata come la figlia o la madre. Questo rifornirà voi di una mano nuova e pronta per essere giocata e scombussolerà le strategie del prossimo turno dell'avversario, spedendo con un pizzico di fortuna utili risorse che vi avrebbero visto sfavoriti per una vittoria finale. L'azione di casata Dis invece non ha bisogno di presentazioni. Con un tributo pagato attraverso un singolo vincolo, essa riassumerà ogni creatura di una singola casata, dandovi la possibilità di sferrare un feroce attacco verso il nemico. Carta che personalmente trovo utile in certi casi, meno in altri, essa rappresenta un vero pilastro per ogni giocatore board style, che vuole molti demoni sul campo ancora e ancora. Ed eccoci finalmente alla terza posizione, che ci apre le porte al gradino più basso del podio. Medaglia di bronzo con 15 voti per la carta di casa Logos Robo Codificatore. A primo impatto sembrerebbe una carta che non ha molto valore, ma se vista all'opera le idee potrebbero cambiare repentinamente. Avere la possibilità di poter scartare durante il terzo passo dà la possibilità sia di ciclare il mazzo mettendo la prima carta su di esso negli archivi, sia di migliorare la pescata per potenziare la propria strategia di attacco o rafforzare quella di difesa. In più, l'effetto permanente di questa carta si attiverà anche se sarete vittime di elementi che vi faranno scartare carte dalla mano, aumentando le chance di trovare risorse utili. Davvero una carta che da sola vi rifornirà le scorte di nuova merce ogni volta che dovrete rimescolare il mazzo. E posso assicurarvi che accadrà frequentemente. Medaglia d'argento per una delle carte più iconiche di Mondi in Collisione. Grazie ai suoi 17 voti, Infornace conquista il secondo gradino del podio. Creatura che demolisce non solo la pila degli scarti, ma anche la riserva dell'avversario. Servitore con 4 di forza, Infornace per me è tutto quello che un giocatore che odia i rush può desiderare, soprattutto se in molteplice copia. In più, con mutazione di massa e l'introduzione della meccanica dei potenziamenti, sono usciti fuori dei mostri ancora più spaventosi e devastanti. Il suo effetto parla chiaro. Potete epurare fino a 2 carte da una pila degli scarti e il vostro avversario perde ambre pari alle ambre stampate sulle carte epurate. Sia chiaro, se epurerete carte dalla vostra pila degli scarti, sarà sempre il vostro rivale a perdere ambre. Immaginate di essere verso le battute finali di un match e di giocare un Infornace. Cosa succederebbe se in una delle 2 pile degli scarti dovessero esserci una o più copie di Canto di Fertilità? A voi immaginare la scena. Carta che si merita a pieni voti questa seconda posizione. Dulcis in fundo, arriviamo finalmente al gradino più alto del podio. Medaglia d'oro con la bellezza di 25 punti per controllare i deboli. Cosa dire, tutti la conoscono, tutti la amano, tutti ne hanno paura. Va a destabilizzare da sola gli interi piani dell'avversario, bloccandolo il più delle volte nella giocata. Il suo funzionamento è semplice. Si sceglie una delle casate presente sulla carta identità dell'arconte rivale e l'avversario dovrà giocare, anzi sarà obbligato a giocare, solo quella casata. Non è scontato vederla giocare per bloccare una contromossa nemica,
soprattutto se si è in dirittura di arrivo e si sta per forgiare la terza chiave. In più regala anche un'ambra e la cosa non dispiace mai. Peccato però che sia stampata solo in Il richiamo degli Arconti e un'eventuale ristampa non la si vedrà sicuramente almeno fin dopo la quinta espansione, dove la sesta non sappiamo ancora cosa ci riserverà. Però niente paura, se cercate un surrogato a controllare i deboli, sicuramente con Marchio di Dis avrete la soluzione. Amo definire quest'ultima sorella minore perché il suo effetto si innesca a condizione avvenuta, a differenza di controllare che è categorica ed assoluta. Il marchio funziona in questo modo, si fanno due danni ad una creatura e se questa sopravvive l'avversario sceglie la casata della creatura danneggiata. Ma rimane il fatto che scegliere a prescindere da tutto ciò che l'avversario possa avere o non avere in mano e sul campo risulta sempre essere la scelta migliore e più efficace. Vedere all'opera ogni singola carta citata in questo video sicuramente farà riaffiorare ricordi, scoprire nuove combinazioni di carte o sfruttare il loro massimo potenziale per portarsi in testa ed aprire così le prime cripte, per poi accedere al sapere superiore che in esse è contenuto. E voi siete d'accordo con tutti i forgiatori che hanno gentilmente detto la loro stilando questa top delle loro scelte? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete delle carte che a vostro avviso potrebbero far parte di una futura classifica. Magari perché no, dopo i primi periodi che Ondata Oscura avrà sommerso i tavoli da gioco. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarvi vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa e se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!